C'è stato un momento, diciamo così, nella storia, nell'Ottocento soprattutto, nel quale si è pensato che un conflitto armato fra i sessi veramente sia esistito. Beh, sto pensando in questo momento in particolare all'Ottocento, nel quale l'ipotesi che prima del patriarcato sia esistito un periodo nel quale le donne hanno dominato il famoso matriarcato, e le donne hanno dominato dopo aver sconfitto i maschi, il mito al quale si rifacevano era il solito mito delle Amazzoni, sul quale però torneremo per un'altra ragione, perché non dimostra questo, secondo me. C'è stato un momento, dicevo, nel quale l'idea che il matriarcato è esistito è stata popolare e ha lasciato anche tracce importanti nella nostra cultura, perché ci hanno creduto, non so, penso semplicemente a Engels, l'origine della famiglia e della proprietà privata dello Stato, e il marxismo appunto per un certo periodo ha avuto molta simpatia per questa ipotesi. E non parliamo della psicoanalisi, in particolare i lacaniani, Lacan e i lacaniani, l'idea degli stereotipi, degli archetipi del maschile e del femminile, vengono ricondotti a questo periodo e a questa idea di questa credenza in una lotta fra i sessi. Bene. Non è questo, io non voglio entrare in questo argomento, per me il matriarcato non è mai esistito, no? Ma io faccio lo storico di mestiere e quindi non ci posso credere.